scala il sipario sulla 61esima edizione del Carnevale di Castrovillari, una manifestazione dedicata non solo ai mille colori del periodo più divertente dell'anno, ma che ha dato spazio anche allo sport, alla gastronomia, approfondimenti e soprattutto al folklore, grazie al sodalizio con la FTP, la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, che ha sottolineato anche quest'anno l'importanza del tramandare le tradizioni e la cultura popolare alle nuove generazioni. Ci sono due appuntamenti che la FTP affianca da tempo il Carnevale, poi abbiamo anche il Gran Calà del lunedì sera, dove in quell'occasione comunque iniziano anche i festeggiamenti per i 90 anni della Proloco, che è il nostro, diciamo, gruppo della zona, che organizza anche il Carnevale indubbiamente. Però l'appuntamento, quello con i piccoli, sta diventando un punto fermo per il Carnevale. È la terza edizione questa, dove vede di nuovo i cinque gruppi della zona, ma anche della provincia di Catanzaro e di Serra Stretta. Una crescita continua in questo bellissimo Carnevale. Noi puntiamo molto sui giovani, sono il nostro futuro, e quindi in queste occasioni cerchiamo di farli esibire, così si rendono conto e prendono quell'adrenalina giusta per andare avanti.